Ciao a tutti e bentrovati. Oggi la settimana in TV vi parla della nuova chiesa al borgo di Magrignano, del convegno giuridico sulla famiglia e sulla genitorialità e poi ancora della prossima Via Crucis cittadina. Monsignore, ogni promessa è un debito, finalmente il tetto della nuova chiesa. Se siamo sulla variante, ci guardiamo verso le sughere, possiamo vedere non solo il grattacielo dove stanno la polizia penitenziaria, ma vediamo anche una costruzione nuova, un tetto nuovo, tutto in legno, che è il tetto della nuova chiesa dedicata a Santa Madre Teresa e accanto i locali parrocchiali. Ogni promessa è un debito, ormai è pronta la struttura, è pronta naturalmente nella sua struttura portante, vanno fatti tutti i tamponamenti. Comunque siamo arrivati a mettere la bandiera sul tetto, ma non solo, dovrà sorgere in questo complesso parrocchiale un centro sportivo, ma anche, se tutti i permessi arriveranno come sembra, ho avuto ampie assicurazioni, anche una scuola materna, affinché alla popolazione del borgo di Magrignano, che sta vivendo momenti difficili, possiamo arrivare con un centro sportivo, un centro parrocchiale, una chiesa, la scuola materna, dei servizi. Mi sto adoperando anche un po' e sembra che anche lì si aprano buone prospettive grazie alla collaborazione del comune, anche per creare un ponte per congiungere le due zone. Sembra che tutto incominci un po' a andare per il verso giusto, speriamo bene. Invece un altro appuntamento verso la Pasqua? Sono in atto le Via Crucis. La Via Crucis è un atto di pietà importante perché ti permette in tutte le parrocchie di rivivere la passione di Cristo. Venerdì prossimo, in Piazza della Stazione, ci sarà una Via Crucis cittadina. Si è preso come luogo simbolo quello della stazione. Tutti ci siamo passati, tutti ci siamo stati, specie la notte, e sappiamo che è veramente un luogo, potremmo dire, da ecce homo. E allora vogliamo meditare lì con questa umanità sofferente, meditare la sofferenza di Cristo. Siamo con Gianni Zanazzi, presidente del Centro Sportivo Italiano di Livorno. Tre appuntamenti nei prossimi giorni. Sì, cominciamo con domenica mattina, siamo alla Palestra della Bastia per il terzo trofeo di ginnastica ritmica, al quale parteciperanno circa una sessantina di giovanissimi atlete fra i 5 e i 10 anni. E un altro appuntamento importante è quello del 5, che c'è la messa dello sportivo presso la parrocchia di San Pio X, ed è una messa che è organizzata da noi, ma per conto della CSI della Regione Toscana. Quindi saranno presenti tutte le delegazioni della Toscana. Alla Santa Messa sarà officiata dal Monsignor Giusti insieme a Don Luciano Cantini, che è il parroco di San Pio X, e a Don Michele Esposto, che è il nostro consulente ecclesiastico. Quindi è un appuntamento importante. Dopodiché il giorno 7, che pare sia venerdì successivo, ci sarà l'assemblea annuale del Centro Sportivo Italiano, quindi è un appuntamento importante dove si approva il bilancio, dove si mettono le linee per il futuro della nostra associazione. Il professor Busnelli è ospite del progetto culturale diocesano. Embrioni, fecondazione assistita, maternità surrogata, famiglia. Sono questi i temi affrontati nel convegno giuridico promosso dal progetto culturale diocesano in collaborazione con il Serra Club. Il professor Busnelli ha evidenziato come la Corte Costituzionale, invece di difendere i principi tuttora affermati dalla Costituzione italiana sulla famiglia negli articoli 29, 30 e 31, si sia conformata sulla questione ai principi della legislazione europea, che con la Carta di Nizza ha posto il desiderio a fondamento del diritto. Si è verificato così il fenomeno che il potere giudiziario, attraverso le sentenze dei diversi tribunali, si è sostituito al legislatore. Ecco un passo del suo intervento. Io veramente sarei lieto di vedere se si avesse il coraggio, da parte di coloro che vogliono andare sempre avanti, a provocare un processo, la legge ce lo consente, di revisione degli articoli 29 e 31 della Costituzione. Sarei contento di vedere, perché la risposta credo che sarebbe quella che la maggior parte delle nostre famiglie direbbe: no, non avventuriamoci verso prospettive di cui non riusciamo bene a. Il guaio è, e questo non l'ho
non ho avuto il tempo di dirlo, che mentre si discute anche in Europa, perché abbiamo visto c'è guerra tra sentenze della Corte, noi abbiamo una giurisprudenza di merito, per esempio di merito intendo dire tribunali, corte d'appello eccetera, che proprio fa a gara nell'andare avanti, partendo dalla premessa che diceva l'assessore, perché dobbiamo rimanere indietro. A volte andare troppo avanti, a mio avviso, significa andare a sbattere, e questo è avvenuto purtroppo in alcuni paesi dove c'è una tendenza a tornare indietro. Monsignor Giusti pochi giorni fa è andato in visita al Pascoli. Continua la visita del Vescovo nelle case di riposo per anziani. Dopo la visita alla casa in via Passaponti e a Villa Serena, Monsignor Giusti è stato ospite al Pascoli. Un'attenzione speciale, quella del Vescovo, rivolta ai più anziani, che spesso si trovano a trascorrere da soli gli ultimi anni della vita. Un momento di incontro nella gioia con gli ospiti della struttura che hanno accolto con piacere la sua visita. Si terrà venerdì 7 aprile la Via Crucis cittadina. Dopo quella della scorsa settimana, al quinto vicariato dedicata ai martiri cristiani, venerdì 7 aprile alle 21.30 alla stazione centrale di Livorno ci sarà la Via Crucis cittadina, animata dalle parrocchie del secondo vicariato. Dal 1920 la stazione centrale segna la periferia estrema della città, non tanto più fisicamente quanto umanamente. La stazione di Livorno oggi infatti è diventata un luogo di rifugio, di emarginazione, di sofferenza, ma anche di gioia e di carità. È proprio per questi motivi che Piazza Dante è stata scelta come luogo per ricordare in una via crucis la passione di Cristo. 6 congregazioni maschili e 21 femminili sono questi i numeri dei religiosi presenti nella diocesi di Livorno e saranno loro al centro della prossima visita pastorale del Vescovo a partire da settembre del 2017. I religiosi a Livorno rappresentano una realtà significativa per tutta la città. Moltissimi istituti ospitano scuole di ogni ordine e grado, occupandosi dell'educazione di oltre 2.300 studenti livornesi. Altri accolgono anziani e ammalati, bambini e giovani madri. Altri ancora operano nella sanità, come nella struttura di Villa Tirrena. Proprio in questi giorni si è svolto un incontro preliminare delle congregazioni con Monsignor Giusti, che dedicherà il prossimo anno a conoscere ed ascoltare idee e problemi dei diversi istituti. Si è svolto il secondo appuntamento con la Scuola della Parola per i Giovani. La parola di Dio è la lampada ai nostri passi, accostandola si realizza quell'autentico dialogo tra fede e vita. Seguendo questa indicazione, la pastorale giovanile della diocesi di Livorno ha organizzato incontri guidati dal vescovo Simone. La Lezio Divina è un tempo di incontro privilegiato con il Signore, che costituisce una priorità per la Chiesa, che ci spinge ad essere fedeli allo spirito della parola di Dio e a voler essere inviati a compiere un'autentica missione di evangelizzazione. Il prossimo ed ultimo incontro sarà mercoledì 5 aprile alla Chiesa della Santissima Trinità alle 21.15. E adesso vi segnaliamo alcuni appuntamenti nella diocesi di Livorno per la prossima settimana. Domenica 2 aprile alle 16 la Santa Messa all'Istituto di Via dell'Ambrogiana. Lunedì 3 aprile alle 18 la Santa Messa per l'accoglienza della Madonna di Montenero alla Parrocchia della Sacra Famiglia. E alle 20.30 alla Parrocchia del Sacro Cuore l'incontro di formazione base per giovani catechisti e animatori. Martedì 4 aprile alle 17 la Santa Messa con i volontari della Caritas alle sorgenti di carità in via Donnini. Mercoledì 5 aprile alle 18 la Santa Messa per la Pasqua dello Sportivo alla Chiesa di San Pio X e alle 21.15 alla Chiesa della Santissima Trinità il terzo ed ultimo incontro con la Scuola della Parola. Giovedì 6 aprile alle 16.30 la Santa Messa per la Pasqua all'Istituto La Provvidenza in via Vasciocchi. Venerdì 7 aprile alle 21.30 via Crucis Cittadina alla stazione di Livorno. Domenica 9 aprile alle 10.30 in cattedrale la Santa Messa della Domenica delle Palme con la benedizione dell'Ulivo. Alle 15 all'Istituto Maddalena la 32esima giornata mondiale dei giovani. Grazie per essere stati con noi, non perdetevi le altre notizie sulla settimanalivorno.it.